Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Ragazzi, come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo tornare a discutere di una situazione molto molto particolare che riguarda ovviamente l'Inter. Allora, facciamo un discorso molto semplice. Questo è un discorso un po' più tecnico rispetto a quello che abbiamo fatto negli altri video. Quindi mi auguro che da questo punto di vista ci sia attenzione, nel senso che è un argomento un po' più tecnico. Leggermente più tecnico, però ho deciso di farlo, ho deciso di portarlo perché è qualcosa di importante. Quindi ho detto: ma vabbè, facciamo un argomento un po' diverso. Oggi diversifichiamo, andiamo a parlare di qualcosa di completamente differente perché c'è un problema nell'Inter. Sapete che l'Inter sta attraversando, insomma, ci sono un sacco di notizie sull'Inter ultimamente, le state leggendo tutti, insomma, eccetera, eccetera. E però io voglio parlarvi oggi di un'altra cosa, voglio parlarvi di un qualcosa di veramente grave. Di qualcosa di veramente importante, ragazzi, e tra poco ve ne parlo. Che cosa dovete fare? Qui si parla di soldi, eh? Quindi attenzione, parla di denaro, di tutto, i soldi, denaro, debiti, crediti. Che dovete fare? Tre cose semplici: iscrizione, solito like, solita campanellina sempre delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi non attivate la solita campanellina delle notifiche, non vi arrivano i video, quindi mi raccomando sta cosa. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, negli ultimi anni, oltre l'Inter ha avuto un sacco di problemi, no? C'è stata questa situazione del prestito che non hanno ripagato. Cioè, loro avevano chiesto questo prestito, la società che ha concesso questo prestito ha detto: mi devi ridare i soldi, e loro giustamente non hanno pagato. Cioè, praticamente hanno evitato di pagare. Hanno detto: ma chi se ne frega? E giustamente questa società, una volta che hanno detto chi se ne frega, cosa ha fatto? È entrata dentro l'Inter. Poi non c'è stata solo questa faccenda qui, perché poi c'è stata anche quella faccenda delle cifre iscritte dall'Inter, no? Di questi soldi che andavano, venivano, quindi cifre sbagliate. Ma cosa è successo ancora di più? È successo che è stata effettuata una falsificazione, è stata effettuata una modifica ad un assetto interno all'Inter. E voi mi direte: ma che cosa vuol dire modificare l'assetto interno? Vuol dire che l'Inter ha un nome, che giustamente è internazionale, no? Milano, Inter. Ok. Questo nome non è un nome classico, ma è un marchio. Quindi si sta parlando di un nome commerciale. Cosa si fa con i nomi commerciali, ragazzi? Si guadagna da loro. Cioè, se io vado, voglio dire, ma questo funziona in tutti i settori, no? Un marchio, qualcosa, diciamo, un nome commerciale rappresenta un guadagno per chi lo possiede. Quindi è un nome che ti concede la possibilità di guadagnare, quindi di ottenere soldi in cambio di collaborazioni, di partnership, quindi una serie di, insomma, di azioni che tu compi con questo nome commerciale. Se negli ultimi anni l'Inter ha utilizzato il proprio nome commerciale, quello classico, utilizzando questo nome commerciale, l'Inter ha di fatto creato altri debiti. Ma perché ha creato altri debiti? Perché quando l'Inter ha stretto collaborazioni con aziende esterne, in realtà non poteva stringerle. E voi mi direte: ma perché? Cioè, per quale motivo l'Inter in questi anni, pur avendo fatto delle collaborazioni, non poteva farle? Perché se tu fai figurare che all'interno della tua società va tutto a posto, e se tu fai figurare che all'interno della tua società non ci sono problemi, e che il tuo nome commerciale è alto, no? Quindi ha un livello, insomma, ha un riscontro, quindi è importante, c'ha tanti vantaggi, e stringi collaborazioni con altre aziende, tu le stringi basandoti su quello che loro pensano, no? E dicono, ad esempio: io ho stretto una collaborazione con X, ti faccio un esempio, questa collaborazione con X mi frutta un sacco di soldi. Ok, ma se tu non hai fatto figurare, non hai, diciamo, se tu hai preso il tuo nome commerciale, l'hai deviato, quindi l'hai cambiato dalla realtà, è normale che le società che hanno stretto collaborazione con te vengono e dicono: io ti ho dato 200 milioni, ad esempio, ma io te li ho dati perché tu mi avevi detto che la tua società fosse a posto, che il tuo nome commerciale non avesse problemi, che tutto quello che tu avevi era pulito. Io ti ho dato quei soldi perché sapevo questo.
Se poi cambia la situazione e io vengo a sapere che tu quel denaro in realtà non ce l'avevi e in realtà la tua situazione economica non era questa che tu hai descritto, ma era un'altra, io sono stato truffato. Facciamola un pochino più semplice, va bene? Cerchiamo di renderla più leggera per coloro che fanno finta di non capire, per gli interisti che fanno finta di non capire, va bene? Perché voi sicuramente avete capito tutto benissimo. Parliamo di cose leggere, cerchiamo di alleggerire ancora di più, va bene? Tu sei l'Inter, ok? So che fa schifo, ma devi fare la parte dell'Inter. Tu sei l'Inter, va bene? Facciamo così. Tu sei l'Inter. Hai un problema in società e dici: io come devo fare adesso? Devo cercare di risolvere il problema perché io ho bisogno di soldi. Ho bisogno urgentemente di soldi. Devo cercare di risolvere un problema. Cosa faccio? Faccio figurare che è tutto a posto. In modo tale che la gente viene e dice: sì, ma venite, venite, stringiamo collaborazioni. Tanto è tutto a posto, non ci sono problemi. Bene, io stringo collaborazioni con l'Inter, taglio, metto la collaborazione con l'Inter. A un certo punto arrivano le offerte, arrivano società che dicono: sai, mi piacerebbe collaborare con te. Ho deciso di collaborare con te, facciamo un accordo commerciale, cerchiamo di fare così, tu sponsorizzi, io ti pago, facciamo eccetera, eccetera. Normale attività aziendale. Se dopo qualche anno si viene a scoprire che l'Inter faceva finta di avere una situazione di un certo tipo, è normale che le aziende perché si sono rivolte all'Inter dicono: ma allora tu facevi finta. Allora io ti ho dato una quantità di denaro che non era, diciamo, giusta, perché se io avessi saputo che tu avevi questa situazione, probabilmente avrei fatto altre cose. Quindi questi hanno truffato pure gli sponsor, perché hanno fatto figurare che il nome commerciale e quindi la società non avesse problemi. Capite di che cosa si... Quindi si aggiungono altri debiti a quelli che già c'hanno, perché poi queste persone che sono state truffate, giustamente... Adesso sta, dice: aspetta però, fammi capire un attimo qual era la situazione, perché io ti ho dato questi soldi, ma te li ho dati in un altro... Quindi, altri debiti per l'Inter. Altri debiti. Capito cosa hanno fatto? Io mi auguro di essermi spiegato bene, ragazzi, perché mi auguro di essere stato abbastanza chiaro, no? Nell'esposizione delle cose. Non potete mentire sui nomi. Cioè, voi se avete una società, non potete far figurare che quella società sia tutto a posto e poi non è vero niente. Questo credo che sia chiaro per tutti, no? Voi non potete far finta, diciamo: oh, ma tutto a posto, non vi preoccupate, non c'è nessun problema, ma che scherza, no, ma è tutto a posto. E poi in realtà, va a vedere, oh, in realtà, va a leggere e ci trovi, voglio dire, i disastri dentro. Allora, la domanda adesso è una sola: come farà l'Inter a restituire questi soldi? Domanda molto semplice: ci sarà un modo per l'Inter di restituire questo denaro? Cioè, cavolo, ce la faranno prima o poi? Giusto? Perché adesso, oltre a tutti i debiti che loro avevano, e sono quelli di cui abbiamo parlato noi negli scorsi giorni, io vi ricordo che ci sono anche questi. Perché le società poi verranno, diranno: aspetta, però tu mi avevi detto che la situazione economica era diversa. Cioè, voi non potete stipulare accordi con una società esterna dicendo cose che non sono vere, ragazzi. Io penso che questo sia, penso che questo sia molto semplice da comprendere. Cioè, è un requisito, è una cosa che non si può fare, ma mai si può fare, ma nessuno, non è che perché c'è sta l'Inter, allora adesso stiamo parlando dell'Inter, nessuna società può dire questa cosa, può fare questa cosa, solo che loro non lo capiscono, capito qual è il discorso? Loro non lo capiscono. Io mi meraviglio dell'Inter e di chi gestiva l'Inter, perché io dicono, facendo un discorso proprio tra noi, adesso stiamo tra noi, parliamo tra noi, facciamo un discorso, ma loro non ci hanno pensato negli anni scorsi, cioè se trovano qualcosa, se vengono a scoprire questa cosa, possibile che nessuno ha pensato nella dirigenza dell'Inter a questa cosa? Possibile. Qui siamo al delirio più totale. Siamo al delirio più totale. Qui ci sono punizioni. Qui veramente, in un paese come si deve, questi già andavano proprio. Capito? E siamo qua a parlarne. Vabbè. Allora, io vi ho presentato la situazione, una delle tante situazioni che vi sto presentando. Sapete, sto dedicando del tempo a questa cosa. Io vi ho detto le cose. Poi voi siete intelligenti, quindi potete giudicare da soli. Va bene?
Giudicate voi, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire sull'argomento per quanto riguarda questa situazione del nome, degli accordi. Giudicate voi, va bene ragazzi? Questa è una cosa molto importante. Fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione.